dove eravamo rimasti. Ricordiamoci questo percorso, da dove è partito e dove finirà, prima di passare a cose forse un po' più interessanti. Vi ricordo che stiamo esaminando la pagina 2 dell'attestato di prestazione energetica e ci eravamo concentrati su questi 7 punti quando abbiamo spiegato il rendimento globale medio stagionale, quindi il fatto che deve essere normalmente minore di 1 tranne che per regolarità e condensazione. Abbiamo spullettato tutti questi punti, ne rimanevano sostanzialmente 2: l'indice di prestazione energetica, il fabbisogno di l'EVI limite, e l'EPAX, cioè il fabbisogno di energia primaria per uso per la produzione di acqua calda sanitaria. E ci siamo fermati qui. Eccoci. Allora, il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria viene calcolato con questa formula. È una sommatoria per tutti, estesa su tutto il periodo della durata di riscaldamento, in buona sostanza, anzi, per tutti e 365 giorni all'anno, se è un'utenza collettiva. E in questo prodotto trovate la massa volumica dell'acqua, chilogrammi su metro cubo. Vi ricordo, 1000 kg metro cubo a una temperatura intorno ai 10 gradi. All'aumentare della temperatura diminuisce un po' questa massa volumica, arriviamo intorno ai 970 kg, intorno a 80-90 gradi. Il calore specifico dell'acqua, il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo come metri cubi giorno, quindi questo è un fabbisogno di acqua sanitaria. La temperatura di erogazione, θ e con R, θ con 0 è la temperatura d'ingresso dell'acqua fredda sanitaria. G è il numero dei giorni del periodo di calcolo, che se è un asilo nido, se è un ospedale, sarà 365 giorni all'anno. Se è una scuola che è chiusa, il numero di giorni di esercizio della scuola diminuisce. È una semplice moltiplicazione, c'è poco da dire, se non guardare alcuni aspetti. Uno, quanta è la temperatura di erogazione? Normalmente la temperatura corporea è intorno a 37 gradi. La normativa recepisce questa cosa e dice di mandarla in erogazione a 40 gradi. Quindi ecco qui già il primo parametro. Un secondo parametro è quello della temperatura dell'acqua in ingresso, che in montagna è sicuramente più bassa. Al mare potrebbe essere un po' più alta, anche se la temperatura dell'acqua di falda è abbastanza costante. E comunque, per poter uniformare i calcoli, viene convenzionalmente posto il valore della temperatura dell'acqua fredda in ingresso a 15 gradi, e quindi il delta T standard, quindi differenza di temperatura standard tra temperatura di erogazione e temperatura di acqua fredda in ingresso è di 25 gradi. Quindi questo numero, questo qui, è 25. G è la durata della stagione del periodo di riferimento del calcolo. Resta da definire soltanto il parametro VW, che è il fabbisogno, il volume di acqua richiesta durante il giorno di riferimento. Come si calcola? Fabbisogno giornaliero specifico per persona è un parametro che dipende da che cosa ospita l'edificio servito. Tipo, se sono un ristorante o una mensa, questo potrebbe essere un fabbisogno per ogni pasto. Chiaramente n con u sarebbe il numero di pasti serviti. La norma ci viene in aiuto e ci dà una tabella. Questa tabella dice che, in funzione del tipo di attività, ad esempio open, con o senza lavanderia, addirittura in funzione del livello di prestigio, del livello di comfort, io posso andare a definire il fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria. Questa tabella prende in considerazione molteplici possibilità,
e fa vedere una cosa molto interessante. Per le scuole, che non siano scuole materne e asili nido, dove io ho bisogno di acqua per lavare i bambini o acqua per cucinare i pasti, io non ho bisogno di acqua calda sanitaria. E secondo me è giustissimo. Perché da impiantista vi dico che per produrre l'acqua sanitaria e mandarla in giro per tutto questo edificio c'è un dispendio enorme di energia, quando poi l'utente finale quest'acqua la utilizza solo per lavarsi le mani. Allora, questa è la classica situazione, questo edificio o la vostra scuola, in cui, non avendo bambini, è sufficiente mettere un piccolo scaldabagno per ogni bagno e fare una produzione locale, magari di buona qualità, per erogare quel po' d'acqua calda che serve ed evitare di mandare in giro spendere un sacco di energia elettrica agli ausiliari per mandare in giro sempre quest'acqua che è riciclata. Quindi, guardando questa norma, per una scuola l'EPAX potrebbe essere uguale a zero. Chiaro? Chiudiamo la carrellata dell'attestato di certificazione energetica, facciamoci qualche domanda e poi ci gettiamo a capofitto negli esempi, nella speranza che molti di voi possano trovare risposte ad alcune delle domande che mi sono state fatte. Faccio io una domanda: quanto fa caldo? Tanto? Esempio di sistema di regolazione automatica. Allora, torniamo a noi, chiudiamo questa parentesi didattica. Allora, la pagina 3 dell'allegato dell'APE, oltre a regare al forum 9 la possibilità di scrivere e di riportare delle note, al forum 10 reca una serie di informazioni relative all'edificio, una foto non obbligatoria, e poi alcune informazioni come l'anno di costruzione, il volume lordo riscaldato, d'accordo? La superficie disperdente, il famoso rapporto S su V, quello che ci serviva per calcolare l'equilibrio, lo prendiamo da qui, ok? Il numero di appartamenti, la superficie utile, che è diversa dalla superficie S su V, che era quella che disperdeva, questo invece è quella calpestabile. La zona climatica e i gradi giorno, zona D 1527, e la destinazione d'uso E.1, cioè edificio residenziale. Ecco perché il fabbisogno è al metro quadro e non al metro cubo. Allora, la domanda è: la superficie utile nel caso in cui abbia una scuola pluripiano e nel caso in cui valuto la superficie disperdente prendendo in considerazione il prospetto, quindi l'altezza di 3, 6, 9 per 3 piani, la superficie calpestabile è la superficie di ogni piano sommato, perché per ogni altezza di 3 metri, che è lo standard di riferimento, c'è una certa superficie di pavimento, quindi devo moltiplicarla per 3. N-1 non si considera, esatto. Calpestabile, cioè nel senso abitativa. Un altro passaggio importante, altre informazioni importanti le troviamo in modo circostanziato sugli impianti: anno di installazione dell'impianto, la potenza nominale, il riscaldamento, la tipologia di combustibile utilizzato, la tipologia di
generatore, di sistema di distribuzione, se il generatore è lo stesso anche per l'acqua calda sanitaria o se è diverso, di raffrescamento, in questo caso è ombreggiato perché non c'è, e poi le fonti rinnovabili. Attenzione, c'è un dato importante, energia annuale prodotta. Perché? Perché questo edificio, per rispondere a una prescrizione obbligatoria della normativa vigente sulle fonti rinnovabili, ha un impianto solare termico, cioè ha dei pannelli solari termici sul tetto che fanno l'acqua calda. In che misura? Una piccola parte del totale. È comunque immediatamente superiore al limite minimo di legge. Guardiamo invece che cosa, la parte relativa alle responsabilità dei certificati. Nel form del 12 l'APE individua due figure chiave: il progettista architettonico e il progettista degli impianti. La domanda è: sono diversi? Sì, possono essere diversi, ma soprattutto il concetto importante che bisogna capire è questo: un edificio non esiste mai da solo, inteso come involucro o inteso come impianto. Si parla sempre dell'interazione, quello che è importante è la sinergia che c'è tra l'edificio e l'impianto. Perché? Perché il fabbisogno, l'EPI, è Q su un rendimento. Io posso ottenere lo stesso risultato con un involucro prestazionalmente eccellente e un impianto ordinario, quindi con un rendimento basso, oppure rendermi conto che posso spendere di meno isolando solo alcune parti dell'edificio e cambiando la caldaia o cambiando i terminali. Cioè l'efficientamento non è una scala prefissata di interventi, non c'è un ordine prefissato di interventi, ma va sempre fatta una valutazione della sinergia tra edifici intanto per trovare l'intervento di efficientamento migliore e che ti dà il massimo risparmio con il minimo costo. Del resto, che ci staremmo a fare se i nostri committenti vogliono ottenere il risultato risparmiando i soldi? Ancora, possiamo progettare un buon edificio, possiamo progettare un ottimo impianto, ma il costruttore dell'edificio è poi l'unico, almeno che il direttore lavori non vada lì a ficcare il naso, che sa se realmente ha utilizzato i materiali del progetto. Noi possiamo chiedergli un blocco di tamponatura isolante, bello spesso, pesante in modo tale che ci isoli anche nei confronti del caldo estivo, però non possiamo sapere se l'ha fatto o no. Il costruttore firma, si prende la sua responsabilità, cioè viene citato. Allo stesso modo c'è un passaggio importante sul soggetto certificatore. Perché? Se avevamo già il progettista prima degli impianti, perché c'è il soggetto certificatore? Perché può essere una persona diversa. Immaginate il percorso di un edificio. Parte dalla progettazione, c'è la realizzazione, quindi prima si va in comune, si depositano i documenti, il progettista degli impianti o lo stesso progettista dell'isolamento termico può redigere un attestato di qualificazione energetica, che è una sorta di promessa su come costruirò il mio edificio da un punto di vista energetico. Cioè io vado al comune e porto l'attestato di qualificazione energetica in cui prometto che lo costruirò in classe B. Quando ho finito i lavori, se il direttore dei lavori, visto il progetto, visto i materiali, dice effettivamente è tutto uguale all'attestato di qualificazione energetica, redige un'asseverazione, l'attestato di qualificazione più l'asseverazione diventano attestato di prestazione energetica, cioè promessa più controllo uguale attestato. Quando questo non è vero, perché ad un certo punto decido di montare finestre diverse da quelle che ho promesso di installare, oppure di cambiare l'isolamento perché in corso d'opera mi rendo conto che trovo del materiale particolarmente a buon prezzo e quindi invece di 5 cm di cappotto ne faccio 7, allora io ho costruito diversamente da come ho promesso, forse meglio. Quindi prima della chiusura dei lavori devo certificare il mio edificio. Perciò c'è il certificatore. Cioè il certificatore è una persona che arriva a giochi fatti
e fa quello che state facendo voi, una diagnosi. Guarda quello che c'è, si guarda i documenti, si guarda le murature e fa l'attestato di prestazione energetica. Questa persona che arriva poi deve essere così indipendente che nella relazione tecnica firma una dichiarazione di indipendenza nei confronti di qualunque soggetto che abbiamo visto prima, cioè non può aver progettato, non può aver diretto i lavori, non può essere parte dell'impresa, non può nemmeno avere quote dell'impresa, cioè deve essere una persona assolutamente indipendente. È lo stesso, identico concetto del collaudatore delle strutture, c'è chi progettista architettonico, il calcolatore del cemento armato, il direttore dei lavori, l'impresa, il collaudatore statico deve essere una persona assolutamente diversa da questi soggetti. Vedete? Qui non ve l'ho riportata, ma c'è la dichiarazione di indipendenza. Quindi non quella americana. La certificazione invece energetica qual è? Perché abbiamo parlato di attestato. L'attestato di qualificazione energetica è fattibile soltanto prima di costruire. Io prima di costruire non c'è nulla, vado al comune, è un form identico a questo, in cui dico costruirò un classe C. Però siccome è una promessa, perché l'edificio non c'è, il certificatore non esiste, se il direttore dei lavori assevera e quindi accerta e lo dichiara sotto la propria responsabilità che tutto ciò che è stato costruito è esattamente quanto riportato nell'attestato di qualificazione energetica, promessa più verifica coincidono, diventa APE. Se invece l'attestato di prestazione energetica non c'è, o perché c'è una variazione in corso d'opera, o perché non è stata fatta la caratterizzazione energetica dell'edificio prima della costruzione, comunque prima dell'ultimazione dei lavori devo chiamare qualcuno a farla, e questa persona che è il certificatore energetico, che fa l'attestato di prestazione energetica ex novo, deve essere assolutamente indipendente, non deve avere nessun rapporto. E quindi ha l'addizione di certificato di prestazione energetica. Esatto. Ultima cosa, e poi chiudiamo questa parte, software. Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo del riferimento nazionale. Cioè sotto là c'è il software, il produttore, il software e il numero di certificato del CTI, per cui il programma deve essere certificato. No software pirata. Perché se dichiaro che ho usato questo programma vuol dire che si suppone che ho la licenza, per cui attenzione software pirata. 2, posso anche fare qualche software autoprodotto, qualche foglio Excel che mi aiuta, però tutto ciò che mi produco da solo non ha certificato, per cui non lo posso riportare. Qualche considerazione interessante, io qui ci avevo messo un talloncino che lampeggiava, c'era scritto CSI, cioè volevo fare una speculazione su tutto quello che abbiamo visto della certificazione energetica, perché abbiamo visto che il legislatore ha speso tante energie per mettere in piedi un sistema, ma è realmente efficace? Si può imbrogliare? È monetizzabile? Come funziona? Allora, chi redige l'APE e ne commissiona la redazione? Vedete, sono 10 domande. In buona sostanza, come in ogni giallo che si rispetti, chi, come, quando e perché? Chi redige l'attestato? In che modo si può redigere? Quando lo devo fare? Sono proprio obbligato? E se sì, quando è che c'è l'obbligo di redigere un attestato? Perché viene introdotto questo strumento? Ma c'è un obiettivo a medio termine dietro tutto questo impianto legislativo? Poi, tutte le figure coinvolte possono imbrogliare? E se c'è un imbroglio, chi è che attiva la procedura per rimanersi con un imbroglio? Cioè, come faccio a sapere che il certificato non è un pezzo di carta? E poi qualche domanda importante, ma abbiamo sempre parlato di consumo, di fabbisogno, abbiamo visto che quel fabbisogno poi si traduce in una quantità di combustibile. Ma quando compro una casa, come detta, 3 lire, cioè 36 kWh metro quadro anno, diviso 9,61 per il potere calorifico del metano, no? Sono circa 3 normalmente cubi di metano.
quelli di Sudi, Casa Clima di Bolzano, li chiamano case 3 litri, perché praticamente, come dire, che ogni metro quadro bastano 3 metri cubi di umidità. Ma se io spendo, se io compro una casa di quel tipo, cioè una casa che mi viene venduta a 30 kWh a metro quadro annuo, effettivamente se sono 100 metri quadri, facciamo quella moltiplicazione che abbiamo fatto prima, quel consumo è attendibile, mi aspetto di consumare quello di più, di meno. Vediamo, e poi un'ultima cosa, una casa in classe B a Formia è uguale a una casa in classe B a Piedimonte Matese o a Fondi o a Valle Rotonda? La risposta è no, però vedremo perché. Allora, chi redige l'attestato deve essere un tecnico abilitato, laureato in ingegneria, architettura, agraria, scienze forestali, oppure diplomatico, un diploma industriale di geometra o perito agrario. Beh, grande sperequazione. Quelli dei licei non li facciamo lavorare? Allora c'è la possibilità di farlo frequentando un corso di 64 ore, al termine del quale c'è un esame finale. Superato questo esame finale si diventa certificatori e tutti insieme in un grande albo. Il corso di formazione è obbligatorio per tutti quelli che non hanno frequentato materie tecniche, ma soprattutto che non hanno un collegio di riferimento. I periti e i geometri, dopo aver fatto pratica e aver sostenuto l'esame, possono iscriversi presso il proprio collegio di appartenenza. Per esempio, i laureati in fisica, ingegneria informatica, biometria, scienze, oppure gli studenti di scuola superiore del liceo, se non fanno il corso non possono essere certificatori. Il certificatore dovrà assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarato nell'APE e il non coinvolgimento diretto e indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio. Come i carabinieri, il requisito di terzietà, quindi di indipendenza, deve essere garantito rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente, e quindi io non posso fare l'APE né a mia moglie, ai miei figli o a un cugino, chiaro? Perciò dicevo come i carabinieri, perché si va indietro nel passato. Come viene redatta? Due possibilità: metodo calcolato, e c'è poco da fare, mi devo far assistere da un software perché altrimenti impazzisco, e seppure sono così bravo da fare tutto in Excel e arrivo a convergenza su un numero, non appena cambio qualcosa devo ritornare da capo, quindi è una follia. Quindi metodo calcolato con un software, oppure in forma semplificata, che è quella che abbiamo visto prima e che vedremo nel dettaglio tra un po'. Quando devo redigere l'APE? Cioè, il senso è, visto e considerato che costa, perché me la devo far fare da qualcuno, io che sono il committente, quando devo farla redigere? Beh, è necessario a pena di nullità dell'atto di compravendita o comunque per ogni atto traslativo della proprietà dell'immobile, anche se faccio una donazione ai miei figli. Devo certificare l'immobile se non c'è. Come condizione necessaria per l'accesso alle detrazioni fiscali, quindi se faccio una detrazione fiscale un po' più importante, mi sembra che sia il comma 346 probabilmente, vado a memoria però, in cui si dice che posso accedere a detrazioni fiscali nella misura massima di 100.000 euro, a patto che io riesca a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio del 20% rispetto alla classe C. Quindi faccio un intervento sull'involucro, un intervento sull'impianto, dove il 65, prima era il 55% dell'importo dei lavori è 100.000, cioè se faccio 100 diviso 65 vuol dire che posso fare fino a 320.000 euro di lavori, dichiararli, prenderne 100.000, dividerli in 10 anni e farmi una detrazione IRPEF di 10.000 euro all'anno. Per fare questo però che devo fare? Devo efficientare l'intero edificio, quindi devo mettere mano all'involucro, finestre, pareti opachi, tetti e all'impianto, e devo fare una certificazione energetica, perché il certificato energetico deve dimostrare che il mio fabbisogno è del 20% più basso di quello della fascia C. Ok? Oppure
faccio un impianto fotovoltaico importante. Il GSE mi dice: la tua fonte rinnovabile inserita nel contesto del fabbisogno energetico dell'edificio, in che classe ti pone? La faccio più semplice: sta in classe F, metti i pannelli fotovoltaici, questa corrente che ti servono per alimentare i gruppi frigo, le pompe di calore, le pompe che spingono l'acqua in giro per l'edificio, in che classe ti pongono? Sta in classe D, benissimo, 35 centesimi per ogni kilowattora, altrimenti se sei più basso ti do un contributo minore. E poi, per efficientare gli impianti di edifici pubblici e privati, perché come vedremo, l'abbiamo detto anche prima, ogni qualvolta si va da un committente privato e gli si dice: tu spendi 100.000 euro di combustibile, io riesco con un efficientamento a fartene risparmiare 25.000 all'anno, se spendi 40.000 euro tu dopo 2 anni sei rientrato e tutto risparmio. Per fare questo mi serve la certificazione energetica. Vi ricordo che quando andate fuori le agenzie immobiliari, anche chi promette di vendere qualcosa e mette un annuncio deve dichiarare la classe energetica dell'edificio. Quindi non c'è nemmeno, non è che dici sto prima, lo devo vendere, quindi mi serve la certificazione. No, l'annuncio dell'agenzia immobiliare dice casolare classe G. Fino a poco tempo fa c'era un escamotage, il proprietario poteva dichiarare, autodichiararsi in classe G, cioè diceva sopra lì peggio di me non c'è nessuno. Oggi non si può fare più, bisogna per forza far fare un attestato di prestazione energetica. Qual è l'obiettivo? O meglio, perché il legislatore ha introdotto lo strumento? Siamo stati obbligati ovviamente dalla Comunità Europea. Vale la pena fare una considerazione banale, però efficace. Brucio combustibile, metto in moto un doppio danno. Spendo denaro, flusso di cassa per acquistare il combustibile per riscaldare, ma soprattutto emetto CO2. Se io voglio portare a zero il mio bilancio di CO2, io avvallo, posso solo fare un rimboschimento. Cioè dico, la mia impronta energetica è negativa e la mia impronta ecologica è negativa perché ho bruciato combustibile, voglio essere virtuoso, pianto 100 alberi che su una vita utile di 20 anni immettono ossigeno in atmosfera, quindi abbattono la mia impronta di CO2. Ma fare questo a posteriori costa, non è meglio risparmiare? Quindi il legislatore dice: metti efficiente l'impianto, riduci il fabbisogno, in questo modo diminuisci la CO2 e soprattutto risparmi, evitando di andare a battere la tua impronta ecologica dopo, di andare a bonificare la tua impronta ecologica a posteriori. Qual è l'obiettivo a breve termine invece? Considerate che tutto ciò che viene costruito sul nuovo è già energeticamente efficiente, perché io al di sotto della classe C non posso costruire. Sul vecchio che succede? Oramai noi abbiamo un parco edilizio enorme, la mentalità italiana non è quella di abbattere un edificio e ricostruirlo alla fine della sua vita utile, ci piacciono molto gli edifici storici, per cui un edificio una volta che è stato edificato non viene mai abbattuto. Allora, a meno che non sia un edificio storico di pregio, con l'accesso agli incentivi da parte dello Stato, io vado a fare, io legislatore, metto in moto un sistema di riqualificazione energetico degli edifici. Se metto in giro un certificato per ogni edificio e tra N anni e medio termine io raccolgo tutti questi certificati, sono in grado di mettere in piedi il catasto energetico. A quel punto ci sarà un ufficio che per le stesse zone geografiche fa una mappatura, prende l'Italia, la divide a zone per colori omogenei e io legislatore, visto che devo ridurre il consumo di combustibile fossile, saprò tra 5 anni, 10 anni, 15 anni la mia Italia, tutta a macchie, rosse consuma di più, verde consuma di meno, giallo consuma una cosa intermedia. A quel punto io legislatore posso pensare di dare fondi per operare interventi in quelle zone dove i soldi che spendo hanno una maggiore efficacia di intervento, cioè il concetto di utilità marginale del finanziamento. Io do dei soldi non a una zona dove mediamente le case stanno in classe B per andare alla A,
non ha senso. Rimando in una regione o in una provincia dove mediamente le case sono in classe F e con quei soldi io li porto alla C. A quel punto ho messo in piedi un intervento che sia energeticamente sostenibile. Ok? Questo è importante. Qua vi volevo. Buttate l'occhio lì. Chi imbroglia? A cosa va incontro? Cosa paga? E soprattutto chi è in grado di mettere in moto certi meccanismi? Guardate, in blu i professionisti. Allora, se sono il professionista qualificato che redige un attestato di prestazione energetica, attenzione, non tanto sull'appartamentino da riqualificare, perché stiamo parlando di 500 euro, lì il gioco non vale la candela. Ma se io sono il tecnico di una cooperativa di costruzioni oppure di un grosso costruttore di Roma che deve fare un parco con 200 appartamenti tutti uguali, allora lì ha senso barare, perché se io baro posso mettere materiali più scadenti e far guadagnare al costruttore. In caso di mancato rispetto delle modalità di calcolo, cioè se faccio una certificazione energetica col metodo semplificato sul nuovo, ho una sanzione del 30% della parcella. D'accordo? Professionista qualificato, sbaglio a compilare l'attestato, perché non si sbaglia per caso, si sbaglia per dolo, cioè si sbaglia perché voglio sbagliare, perché qualcuno ne deve trarre un vantaggio. Sanzione del 30% della parcella. Relazione tecnica non veritiera, che vuol dire? Ipotizzare per esempio che all'interno di una muratura costituita con un forato fuori, camera d'aria, forato esterno, certifico che dentro c'è dell'isolante, ma l'isolante non c'è, d'accordo? Oppure dico che c'è una regolazione modulante quando invece c'è l'interruttore on off, oppure sostengo che il bruciatore ha con della caldaia e condensazione invece la caldaia vecchia. Sanzione del 70% della parcella più segnalazione all'ordine. Ti bollano come persona che imbroglia per professione, non è una bella cosa. Andiamo avanti. Omesso deposito dell'assicurazione della conformità delle opere o dell'attestato di qualificazione energetica quando inizio a costruire, 50% della parcella più segnalazione all'ordine al collegio. Asseverazione falsa da parte del direttore dei lavori o dell'attestato di qualificazione energetica, 5.000 euro, cominciamo a ragionare in euro, così cominciamo a mettere i piedi per terra. Vabbè, ma tutto a carico del progettista, no? Il proprietario che imbroglia sugli impianti è sanzionabile fino a 3.000 euro, ma il proprietario non sono io o voi che vivete nella casa, il proprietario è il costruttore che per esempio affitta all'INPS o a qualcuno l'edificio e gestisce anche gli impianti in quel caso, d'accordo? Quindi fa anche il conduttore oppure il manutentore o ancora, e questo è importante, guardate qui, proprietario e locatore. Il proprietario che non consegna l'attestato di certificazione energetica può avere la nullità, può essere soggetto alla nullità dell'atto. Io compro una casa, tu non mi vuoi dare la certificazione energetica, sei in una posizione di forza perché quell'edificio è a fianco, quell'appartamento è a fianco di qualcuno, a quello di qualcuno che mi è caro, lo voglio per forza, quella persona mi dice no, o te lo prendi così o no. No, non è vero, il contratto è nullo, quindi l'atto è nullo. Analogamente per il locatore quindi chi affitta, però la nullità del contratto di locazione può essere fatta valere soltanto dal conduttore, cioè dall'affittuario. Il decreto di giugno 2013 ha introdotto anche qualche altro ulteriore vincolo, dice così che in caso di violazione dell'APE quando vendo tra 3.000 e 18.000 euro. Perché questa tabella che veniva fuori da un decreto precedente non fissava i tetti, quindi in qualche modo uno poteva dire che aveva fatto pure la certificazione energetica a un amico, quindi il 50% di niente era una sanzione pari a zero. Invece in questo caso
se vendo senza certificazione da 3 a 18.000, se affitto da tra 300 e 1.800 euro. Ma normalmente chi è che mette in moto un sistema di rivalsa economica? Chi sbugiarda i falsi? È sempre l'utente finale. Perché? Perché quando io prendo una casa che mi viene, un edificio che mi viene venduto in classe B, e poi ho fenomeni di condensa sui conti tecnici, che non è possibile che si verifichi, cioè il pilastro come quello mi si fa la muffa, non può essere, perché il ponte termico deve essere corretto, cioè ci va l'isolamento in modo tale che la traspittanza sia uguale a quella della parete, e questa è la prima cosa. Muffe, consumi eccessivi assolutamente distanti da quelli riportati nella certificazione energetica, cioè uno mi vende una classe A, quindi mi vende una macchina ibrida che dovrebbe consumare poco e il mio appartamento consuma come una Ferrari. Vado sul termostato, mi assicuro che stia a 20 gradi, mi assicuro che le ore di funzionamento siano quelle di legge e continuo a consumare come una Ferrari. Allora c'è qualcosa che non va. Probabilmente quell'attestato di prestazione energetica è falso. Allora che cosa faccio? Posso pensare di attivare una procedura in ambito civile, faccio nominare un consulente tecnico d'ufficio, rifà la certificazione energetica. Nel momento in cui il consulente tecnico d'ufficio, cioè il perito nominato dal giudice, accerta che la mia classe venduta, la mia casa venduta per classe A a 300.000 euro è in realtà la classe C, beh, io posso a quel punto rivalermi e dire: mi ridai indietro 50.000 euro? Questo per darvi un'idea, non è che potete chiedere sempre 50.000 euro. Però il senso è che il meccanismo della certificazione energetica è efficace perché la persona che fa valere il meccanismo è l'utente finale. Ok? In ultima cosa, il consumo riportato nel certificato in asset rating, cioè H24 con accensione per tutti i 156 giorni di riscaldamento in classe C, è realmente la spesa a cui vado incontro per riscaldare il mio appartamento? No, la spesa deve essere sensibilmente inferiore. Ma vi faccio una domanda: ma a casa vostra tenete acceso l'impianto di riscaldamento 24 ore al giorno? E allora, ammesso e non concesso che non ci siano problemi di accumulo termico della struttura, cioè che devo dare qualche cosa in più alla struttura perché i muri si devono riscaldare brutalmente, e accendo per 8 ore, che sono un terzo delle 24 ore, posso pensare concettualmente di dire un terzo del tempo d'accensione coincide con un terzo del certificato? Sì, per cui quello che noi vediamo è l'asset rating, cioè il calcolo del mio edificio in condizioni standard di temperatura e di tempi di accensione. Non coincide, il mio consumo non coincide con quello che è il certificato, deve essere più basso, ma sensibilmente più basso. Eccolo qui. Per il calcolo di diagnosi energetica, indietro, scusate, eccolo qua. Per il calcolo di certificazione energetica dell'immobile si utilizza una valutazione standard, cioè il calcolo viene effettuato sulla base dei dati relativi all'edificio come costruito e dell'impianto come costruito, quindi quello che realmente c'è. Però per le modalità di occupazione, quindi il numero delle persone, il fabbisogno di acqua sanitaria, i tempi, le temperature e i tempi di accensione, si assumono valori convenzionali di riferimento. Del resto non potrei fare un confronto tra due edifici se ognuno accende quando gli pare e se i consumi di acqua calda sanitaria sono, da una parte ci sono 10 studenti che si fanno 10 docce al giorno, da una parte c'è una vecchietta che se lava e si fa una doccia una volta al giorno, cioè non sarebbero confrontabili. È come l'automobile, quattro ruote mi dice che la mia auto fa tot chilometri al litro e mi dà tre profili. Anche lì io ho un valore convenzionale: urbano, misto, extraurbano. Non so se ci avete mai pensato, ma quello è un profilo convenzionale di funzionamento. Prendono la macchina, la fanno girare in pista, extraurbano. Gli fanno fare un percorso extraurbano dentro la città, misto, quello è misto, oppure gli fanno fare un certo numero di giri su un percorso al centro città standard. Quello è un consumo misurato in condizioni convenzionali di riferimento.
Quando vado a fare la diagnosi invece, io faccio un discorso diverso, cioè l'impianto è quel che è, l'edificio è quel che è, ma devo pensare di poter utilizzare il numero di ore reali di accensione, cioè il sabato e la domenica, se spengo devo tener conto di questo. Se a Natale l'impianto è 15 giorni spento, questo va riportato nel calcolo della diagnosi, difatti si chiama Tailored Rating, cioè calcolo sulle reali condizioni di utilizzo. C'è infine un altro calcolo, che lo riporto solo per citazione, che è l'operational rating, dove in effetti non si fa nessun calcolo. Si prendono le bollette, i consumi, si moltiplicano per il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato, si dividono per i metri quadri di superficie, della superficie non stabile riscaldata, e serve questo numero per far battere, cioè per far collimare, coincidere questo calcolo con il reale utilizzo dell'immobile. Cioè praticamente prendo le bollette, le divido, mi prendo i normal metri cubi di metano, li moltiplico per il potere calorifico, ho un'energia, le bollette sono di un anno, quindi è un'energia per anno, la divido per i metri quadri e ho il consumo effettivo. Quello si chiama operational rating. Serve solo a fare la firma energetica dell'edificio. Ultime due cose. Posso confrontare i fabbisogni di due edifici con la stessa classe ma ubicati in due comuni diversi? No. Vi ricordate il calcolo del fabbisogno semplificato? Dove era il discorso della temperatura esterna e i gradi giorno? Cioè quanto è rigido il clima della località è nel parametro gradi giorno. Quindi io non posso confrontare edifici che si trovano in zone climatiche diverse, ancor più in comuni diversi, perché sono diversi gradi giorno. Quindi domanda, che ci faccio? Allora vado in un paese, voglio comprarmi una casa a Cortina, vado in agenzia, vedo quella in classe A, quella in classe B, quella in classe C. Quella in classe A ma consuma 20 kWh a metro quadro anno, quella in classe A ma ne consuma 12, quindi quella è migliore di quella. È a questo che servono le classi energetiche, attenzione. Infine, ma la legislazione è uguale in tutta Italia? Purtroppo no, perché l'autonomia delle regioni gli ha permesso di legiferare in materia. Quindi nella regione Lombardia esiste un sistema di certificazione diverso dal nostro. Loro utilizzano, cioè si appoggiano alla guida nazionale, poi perfezionano il calcolo dando delle procedure diverse che sono valide nella regione Lombardia. Quante ce ne sono di queste regioni autonome? Parecchie. Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, addirittura la provincia autonoma di Trento e Bolzano ha dato un nome totalmente diverso al suo modo di misurare l'efficienza energetica. Loro hanno istituito un protocollo che chiamano Casa Clima, sono stati gli antesignani della certificazione energetica, sono molto 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 più restrittivi della normativa nazionale. Del resto la spesa per riscaldamento lì dove ci sono meno 5, meno 6 gradi e la stagione di riscaldamento dura 240 giorni, è giusto che sia molto più severa come normativa rispetto a quella che abbiamo qui da noi. D'accordo? Le passive house le hanno inventate loro. Sì. Allora, vorrei proporvi di trascorrere il tempo che ci resta per fare un po' di esercitazione, cioè contestualizziamo ciò che abbiamo visto dandogli dei numeri. Per favore, in questo caso, ogni volta che non è chiara una cosa, perché ci sono degli aspetti applicativi, fermatevi, alzate la mano, interagiamo, interloquiamo, perché passato questo momento difficilmente avrete un'occasione di poter avere chiarimenti. Allora, faremo un doppio calcolo. Faremo una diagnosi energetica di un edificio, o meglio di una porzione di un edificio, perché sennò ci vorrebbe troppo tempo, con il
operando il calcolo con il metodo semplificato. Dopodiché trascorreremo una buona mezz'ora insieme sul calcolo, sul metodo calcolato esteso a tutta la scuola e su una proposta di efficientamento. Cosa succede se monto qualcosa? Cosa succede se metto il cappotto o cambio gli infissi? D'accordo? Questo è l'edificio. Spero che abbiate familiarità con le piante, anche chi non viene dall'istituto tecnico. Questa è una scuola, notate le aule riportate in pianta, un lungo corridoio centrale con una scala, due scale per salire ai vari piani, un altro braccio dell'edificio con i servizi, un refettorio, mensa, un corridoio ed una palestra. Quindi abbiamo la palestra come corpo annesso all'edificio principale. Sarà proprio su quello che andremo a fare il calcolo in forma semplificata. Come è realizzata questa struttura? La pianta ci permette di capire costruttivamente cos'è. Perché? Perché posso notare degli elementi in calcestruzzo, in cemento armato, i pilastri, che sono riportati ad una certa distanza o in ogni spigolo, e chiaramente questa struttura avrà una tamponatura. Se questa è la pianta del piano terra, questa del piano primo, mi rendo conto che nel piano primo questa parte non c'è, questo corridoio è solo un piano, una parte che emerge un piano fuori terra. La palestra la trovo anche al secondo piano, quindi vuol dire che è alta due piani. Giustamente, gioco a pallavolo, gioco a pallacanestro, non posso pensare di fare una palestra alta 3 metri, per cui questa palestra sarà alta 7,40 m circa, due piani. I prospetti ci aiutano a chiarire questa cosa. Il prospetto est della scuola, riesco a vedere dietro il corpo aggiunto della palestra, vedete? L'ho indicato con una freccia. Si vede molto bene la palestra nel prospetto ovest, e qui ho qualche indicazione importante. Visto e considerato che devo fare una diagnosi energetica, l'inerzia della nostra parete è molto bassa. Spento l'impianto di riscaldamento, entra il freddo. Chiaro? Non ha massa, non smorza e non attenua. Allora, torniamo a noi. Questa è la nostra palestra. Cosa posso vedere? 7,40 m altezza dal colmo del tetto. Vedo dei pilastri in cemento armato 5 per lato, li vedo direttamente. Vedo una parete esterna con finitura a mattoncini, finestre a nastro, quindi strette e lunghe sopra, vedete? Quindi già so che quando andrò a fare il calcolo, la discretizzazione del mio edificio, lì avrò una parete fatta in un certo modo con degli inserti in cemento armato. Gli ultimi due prospetti ci permettono di vedere la palestra, ci danno una vista sulle due superfici perimetrali dei lati corti. Vedo che ho un tetto a padiglione, chiaramente decido, per una questione di semplificazione, immagino lo farete anche voi, di non calcolare questo sviluppo, ma di immaginare il tetto piano. Lo posso fare, nessuno me lo vieta, sto facendo una diagnosi, quindi una scrematura di questa cosa. E usiamo per fare questa modellazione un software, un piccolissimo programma in Excel, che deve raggiungere quell'obiettivo. Voglio calcolare l'EPI, quindi voglio calcolare Q con H, con questa formula, l'abbiamo vista prima, giusto per ricordarci. Allora, punto primo, devo discretizzare l'edificio. Comincia la fase di raccolta dati. Allora, me lo immagino, la prima cosa che devo fare è devo considerare la superficie disperdente esterna perimetrale, il tetto e il pavimento. Cosa faccio? Li raggruppo per elementi costruttivi omogenei. La parete che abbiamo vista prima era una parete fatta con blocchi cavi di calcestruzzo. Perché? Perché c'era lo scheletro in cemento armato, la tamponatura, quindi il riempimento, il muro tra pilastri, vista anche l'altezza, è stato realizzato con dei blocchi a faccia vista di cemento che hanno un buco dentro.
come faccio adesso a calcolare? Mi prendo la scheda tecnica di un blocco, zoom, cosa vedo? Vedo la resistenza termica, comodissima se devo comporre il blocco insieme ad altre cose, perché vi ricordo che quando faccio la trasmittanza totale, che è l'inverso della resistenza, devo andare a sommare gli strati. Cosa faccio? Sommo le resistenze, non sommo le trasmittanze. Però, come se non bastasse, mi danno anche la trasmittanza. Considerato che da un lato non c'ho nemmeno l'intonaco e dall'altro forse c'ho un po' di intonaco che non cambia sostanzialmente la prestazione della parete, mi prendo questo numero pari pari trasmittanza della parete della palestra U 2,845 watt per metro quadro Kelvin. Cosa c'erano poi? Pilastri. Uso un programmino di calcolo che mi aiuta a fare quello che fate voi con foglio Excel, cioè faccio la somma di tutte le resistenze e l'inverso per ottenere la trasmittanza. Ho composto il pilastro come uno strato di intonaco da 2 cm, 60 cm di calcestruzzo per i piedi strutturali, 2 cm di intonaco. Viene fuori una trasmittanza, non si legge, ve l'ho zoomata lì, 1,546. Perché ho scritto che la verifica è negativa? Perché la normativa mi dice che su una parete esterna la trasmittanza non può superare 0,36. Noi adesso non ce ne stiamo preoccupando, perché se devo fare una diagnosi faccio una fotografia dell'edificio così com'è. Questo valore sarà importante se voglio efficientare, perché appena tocco una parete e ci metto vicino un po' di isolante, mi devo adeguare ai limiti di legge. Quindi ho per ora messo da parte la trasmittanza della parete e la trasmittanza del pilastro. Pavimento sul terreno. Uso il softwareino per fare il calcolo. Non scendo nel dettaglio, se no non ci arriviamo più. Tiro fuori la trasmittanza U1,524. La normativa mi dice che per i pavimenti sul terreno teoricamente dovrei stare a 0,378, quindi è 5 volte peggio di quello che potrei accettare. Prendo anche la stratigrafia, cioè la composizione degli strati del tetto, che è una copertura fatta con un pannello isolante del tavolato di abete, e vedo che effettivamente per essere stata realizzata 10 anni fa il valore non è poi così cattivo, 0,503, quando dovrebbe essere al massimo 0,342. Con questo ho concluso la ricognizione dei componenti opachi, pareti, pilastri, tetto e pavimento. Cosa mi manca? Mi mancano le finestre. Questa è quella finestra a nastro che abbiamo visto nel prospetto, 5,80 x 1,30. Questo è un calcolo fatto con la UTS, quella che avete visto a lezione. Ci sono tutti i dati. Il valore della trasmittanza è 3,15. Ma noi come facciamo a fare tutto questo? Vi ricordo che il metodo semplificato, quando non avete questi numeri, vi permette di andare nelle tabelle e di tirare fuori dei valori in funzione della tipologia di parete e dello spessore. Quindi non è detto che dobbiate fare tutti i calcoli. Queste sono le porte d'ingresso alla palestra, 3,161 invece di 2,34. A questo punto ho stabilito le trasmittanze, ma mi servono le superfici, perché Q è uguale a U per A per delta T. Dove sta la mia scuola lo so, i gradi giorno lo so quali sono, ma ho bisogno di avere dei riferimenti dimensionali della mia palestra. Come prendo le misure? S deve coincidere con la superficie calpestabile quando facciamo un fabbisogno a metro quadro, oppure V deve essere il volume occupato se facciamo un fabbisogno a metro cubo. SD è la superficie disperdente esterna, in questo caso per la mia palestra, non avendo scambi con ambienti alla stessa temperatura, tutto l'involucro è tutto all'esterno.
quindi la mia superficie disperdente sarà tetto, pavimento, pareti. Quando prendo le misure, preferibilmente le dovrei prendere al lato interno. Perché? Perché in questo modo le superfici e i volumi coincidono con quelle calpestabili. Se voglio farlo proprio a vantaggio di sicurezza, posso prenderla all'esterno. Perché? Perché se la prendo all'esterno, questo dietro d'angolo lo conto due volte. Perché? Perché la parete una volta è lunga da qua a qua e la moltiplico per l'altezza. Poi quando giro e vado dall'altra parte, la misuro da qui a qui e la moltiplico per l'altezza. Questo pezzettino qua, quante volte l'ho contato? L'ho contato una volta in questo senso, una volta in quest'altro senso. Se sto facendo una valutazione qualitativa e quindi dico che i conti termici sono il 5% o il 10% del totale, questo mi potrebbe aiutare, mi mette a vantaggio di sicurezza. D'accordo? Utilizzate questo metodo soltanto se fate la diagnosi, perché è un metodo approssimato, molto approssimato. Lì c'è l'altezza media. Queste misure a cosa mi servono? Per fare una tabellina, perché è giusto avere i dati raggruppati in modo omogeneo, belli semplici davanti, da poter utilizzare. Se sto facendo Q uguale U per A per delta T, dove U è la trasmittanza della parete e A è l'area della parete, e nella parete è incasellata una finestra, io la devo togliere quella superficie. Guardate qui, parete perimetrale 2, perché ho fatto il semiperimetro per 2, ho sommato il lato corto in 13 metri più 25,50 il lato lungo, vedete? Quindi ho fatto il semiperimetro per l'altezza, l'ho moltiplicato per 2, quindi la superficie totale esterna è 569,8 metri quadrati. Il pilastro in calcestruzzo, siccome ho preso le misure interne, lo devo sommare, per cui ho 10 pilastri, questo è un errore perché dovrebbe essere 60 cm, però 0,5 per 7,40 per il numero di pilastri sono 37 metri quadrati di superficie disperdente. La finestra a nastro, dal prospetto abbiamo visto che ci sono 4 da una parte, 4 dall'altra, sono 8, le dimensioni 5,80 m per 1,30 m, la superficie è 60 metri quadrati, segno meno, perché lo devo andare a sottrarre sopra. Porte finestre d'ingresso 2, con la rispettiva superficie. Solo per le superfici verticali, questi segni a cosa mi aiutano? Questo numero qua è 569,8, a cui ho tolto questi due. Quindi la superficie a mattoncini, che io inserirò quando andrò a fare il calcolo approssimato, è 528,60. Infine ho 331,50 m di pavimento sul terreno, 331,50 m di tetto. Usiamo a questo punto un foglio Excel, è una utility gratuita, la trovate su internet, è giusto che si citi l'autore, un secondo, che è questo signore qui, è un ingegnere, un ragazzo. Andate sul sito, vi registrate, mettete la vostra email, vi arriva la password per scaricarlo. È free, è totalmente gratuito. Vi aiuta perché? Perché vi dà l'impostazione delle cose da fare. Attenzione, il risultato che viene fuori da qui non è tutto corretto, non è completamente corretto, perché vale per ventilazione naturale. Invece voi dovete fare la ventilazione, cioè questo è calcolato con gli 0,3 volumi ora, voi invece dovete utilizzare la ventilazione a 0,07 metri cubi secondo per il numero di persone. Quindi c'è da lavorare pochino pochino, però l'impostazione è importante e soprattutto è comoda. Perché? Perché si vede veramente male. Inserisco la destinazione dell'edificio, se è pubblico o privato, il comune, mi dico la prima cosa che ho sono i gradi giorno, quindi non dovete andare a cercarvi la normativa se non ce l'avete. Questo ha già un piccolo database dove per ogni comune ci sono i gradi giorno, che per Cassino, zona climatica C, 1164, ipotizzo,
A questo punto, in funzione della zona climatica, d'accordo? Lui è in grado di calcolarsi già per il metodo semplificato una serie di valori limite di soglia, quindi la U limite previsto per la zona C, 10, è in grado di calcolarla direttamente. Quindi nel menu attendibile, parete esterna, superficie, trasmittanza, il foglio di calcolo, perché è un foglio di calcolo in Excel, fa la moltiplicazione superficie per trasmittanza. C'è la trasmittanza U limite di soglia, fa il rapporto S per U limite, parete esterna ancora una volta, inserisco i pilastri, dopodiché pavimento verso terra e inserisco la superficie del pavimento con la relativa trasmittanza. Vi ricordo, i valori di trasmittanza li dovete calcolare voi, lui non ve li fa. Tetto o soffitto esterno lo inserite con la relativa trasmittanza e poi inserite le due finestre. Si porta presso un totale, il foglio di calcolo determina la superficie totale per la trasmittanza, analogamente lo fa per il limite e tira fuori una serie di parametri. Aspettate, non leggo da qui. Ah, ok, adesso vediamo bene quello che abbiamo detto prima. Vedete? 528,60 con la relativa trasmittanza, 0,4 il limite di soglia, lo stesso limite che abbiamo visto prima per le pareti esterne in funzione di gradi giorni. L'altra parete esterna sono i pilastri, 37 metri quadri, pavimento verso il terreno e tetto solaio esterno. La finestra esterna 17,90 sono le due porte e 60,3 sono invece le due finestre a nastro. L'utility che cosa calcola? Calcola, andando giù, vedete c'è un numero ben definito di righe che possiamo compilare, quindi è flessibile fino ad un certo punto. Calcola il parametro della S totale, perché ricordiamoci che dobbiamo andare a calcolare S su V, dopodiché fa una trasmittanza media globale come S per U su S totale, calcola una trasmittanza limite dell'edificio, superficie disperdente per del S, quindi pavimento per trasmittanza che avrebbe dovuto avere limite, le somme le divide per la superficie totale, e già questo ci fa capire che il nostro edificio ha in media una trasmittanza complessiva globale di 1,9 watt al metro quadro Kelvin, quando invece ne dovrebbe avere in media per legge 0,53. Il rapporto è un coefficiente correttivo di trasmissione che fa di trasmittanza, che nel nostro caso vale 3,57. Arrivato qui, io ho definito l'involucro. Adesso, ricordate, sistema edificio impianto, devo scendere nel dettaglio degli impianti. Ipotizziamo la potenza nominale della caldaia, 55 kW. Perché ho fatto il calcolo delle dispersioni e so che più o meno vale quel numero, quindi posso ipotizzare che se quello fosse stato un edificio autonomo, con una caldaia autonoma, la caldaia autonoma sarebbe stata almeno 55 kW. Cioè non di meno. Il rendimento utile del generatore, lo leggo vicino al dato di carta, vi ricordate c'è un rendimento limite minimo per legge, che era quel famoso 86 più 10 logaritmo della potenza, quel numero là, eta limite, diventa 93,5. Quindi c'è un coefficiente correttivo degli impianti che è il rapporto tra questi due e il coefficiente correttivo globale di tutto l'edificio, del sistema edificio impianto. Introduco l'area del pavimento e il volume lordo, 331,50
il volume lordo è 331,50 per 7 metri 40 di altezza, ed ho S su V. A questo punto, applicando quella formuletta che abbiamo visto prima per il calcolo semplificato, che non si vede perché è nascosta nelle celle di lato, il foglio di calcolo determina Q, fabbisogno di energia invernale per la climatizzazione. Questo Q lo divide per il rendimento, lo divide per il volume, ed ecco l'EPI. Questo è il percorso che dovete fare anche voi, cioè la parte di lettura dati l'avete già fatta, ma come si incasellano i dati? In quel modo, ragionando per superfici, per trasmittanze, e il foglio di calcolo del metodo semplificato deve seguire questa strada. Perché dico che vi serve come input e non come strumento? Perché non sarete in grado di riprodurre, cioè dovete riprodurre i calcoli, altrimenti non ha senso. Sono pochi, abbiamo visto prima il metodo semplificato, sono poche produttorie. Però effettivamente questo lo potete usare come confronto per i valori di S su V, per le trasmittanze limite, per i gradi giorno. Cioè, questo vi aiuta per tutta una parte di ricerca bibliografica che non dovete fare perché ce l'avete fatta. Ultimiamo dicendo che, siccome questo fa anche qualcosa in più, guardate, l'EPI della palestra è 32,61. Quanto è il limite di legge? 8,79. Cioè il rapporto è 1 a 4. Sto spendendo 4 volte quello che mi consente la legge. Questo EPI 65 invece è il valore di EPI che mi serve per poter accedere agli incentivi. Quel famoso discorso di prima. Abbattimento. Abbattimento. Cioè devo andare sotto 8,78 per prendere un bel po' di soldi. Ce la faccio? No. In che classe energetica sto? La peggio del peggio. Cioè più giù non posso andare. Va bene? Sulla nostra caldaia il rendimento non c'è riportato. Poi c'è la potenza nominale, massima e minima. Sì. Quale bisogna prendere? No. Dovete prendere la formula di rendimento dei generatori, il limite sono quelle dell'83 più logaritmo della potenza nominale. Allora, se andate nella tabella per la determinazione del rendimento dei generatori, c'è una formula di rendimento che è una parte fissa a seconda del generatore 83, 86, 84 più un numero che moltiplica un logaritmo della potenza nominale. Potete mettere il valore della potenza nominale massima e questo è il rendimento minimo stabilito per legge. Per quanto riguarda il discorso invece della caldaia, di quanto rende nella realtà la vostra caldaia, dipende soprattutto da che tipo è, e poi un anello grande col bruciatore rosso a terra. La cosa più semplice è quella di andare a prendere la scheda del produttore. Sì, THIQ. Sì, è una caldaia, i dati di questa caldaia si possono trovare tranquillamente in letteratura, sul sito della RIEMA, mettendo il sito, poi lo peggiorare in qualche tipo percentuale. Sì, però il rendimento non è riportato. No, non c'è rendimento. Esatto. Però basta andare sul sito del produttore con il modello, prendere il valore del rendimento nominale, ce ne sono due, uno al 100% e uno al 30%, e lo potete peggiorare di qualche punto per la vetusta di esercizio. Quale peggio? 100%? No, 100%. Quindi come si chiama lo vediamo insieme? Facciamo una pausa allora? No,